Allora, il mio incidente è successo un sabato qualunque, di una giornata qualunque, in cui tu ti senti. Quanti anni fa? È successo 26 anni fa, quest'anno ho festeggiato proprio i 26 anni. Ero con il mio motorino, era un vecchio motorino che mi aveva lasciato mio nonno in eredità. Quella sera era il 23 di luglio dell'88. E a 300 metri dal campo sportivo purtroppo c'è una strada che fa una S. Io purtroppo mi sono trovato nel punto sbagliato nel momento sbagliato. Non ho potuto cambiare traiettoria perché c'era il muro parte per parte, non ho potuto frenare. Mi ha investito in pieno, quindi frontale pieno. Il mio motorino si è incastrato tra il cofano e il fanale. Io ho fatto un salto di 10 metri circa e prima di questo salto praticamente sono partito come un proiettile, sono andato a sbattere la testa sul parabrezza della macchina e nell'impatto della mia testa sul parabrezza della macchina ho avuto un'iperestensione della colonna vertebrale a livello della settima vertebra cervicale e questa, referto medico, è stato scoppio della settima vertebra cervicale andando a compromettere, diciamo, il midollo spinale. La voglia di rivedere ancora riconquistare la tua vita che in quel momento era un po' persa, però ecco, rivoler riprendere in mano le redini del tuo cavallo, no? Forza, forza. Forza, forza, te disse alla gente quando correndo per la strada a gran voce la te incitava. Adesso, più forte de ti va anche un bogon, e dentro de ti resta solo rabbia e un grosso magon. E ancora qualche amico che viene a catarte, qualcheduno si ferma 5 minuti a parlarte, ma dopo resta solo il tocagnetto che ti tira i cordoni delle scarpe come par dirte: dai, alzate da sta carega e andiamo a saltare insieme come facemmo ogni sera. In mezzo a sto nero però ghè il signor che dall'alto el te guarda col suo amor e anche se ghè la nebbia con lui ghè sempre seren perché un vero papà a suo fiol e ghè vuol sempre ben. Il tifo per i campioni di vita c'erano anche Giovan Battista Baronchelli, Franco Balmanion e Marino Vigna, atleti che hanno fatto la storia del ciclismo italiano, che hanno apprezzato lo spirito agonistico degli handbikers, auspicando una sempre più crescente attenzione allo sport come metodo di inclusione sociale. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto pronte per andare lontano, cambiando i rapporti, andandoci piano. Pensa che una volta una bici fece piangere un uomo, diventarono amici, lei gli chiese perdono. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada, pedala, macina chilometri di strada. Lame bici. Son contento, non mi manca niente. Go per fin 4 rue per nare in mezzo la gente. La rampa de scale, quella no, forse un giorno con la scienza che arriverò. Ma una salitina, quella sì. Con po' de tempo mi arrivo pian pianin. Ma se vuoi nel forte, sulla me bici salto su. Lei, quella del Gian Benini, gialla e blu. Lei è un concentrato de tecnologia.
n'altre rue che corre come una spia, e i 60 all'ora so da bosco o tocà su una Ferrari mi pare ad essere in colà. Ma il più bello le quando de Drio monta sulla me buttina con la sua faccia da furbina: dai, corri forte papà, e al colla se tacca e quasi mi manca il fià. Non sarà come sul carega essere arrivà, su un'altra sedia son sentà, manca cosita se può essere contenti, fiola, moiere, bici e in malora gli accidenti. C'era un ragazzo che come me amava il vino e se era listo, girava il mondo, veniva da gli Stati Uniti d'America. Non era bello vacando se aveva mille donne, se cantava "Hey, a ticket to ride, ladies and yesterday". Sentite cosa scrive questa ragazzina. Il coraggio di vivere. Caro diario, al palazzetto dello sport di Zevio, la mia classe, insieme ad altre seconde e terze, ha incontrato due persone vittime di incidenti stradali ed ora disabili, Marina e Andrea, poi Valentina, una ciclista, e infine i genitori di un ragazzo morto perché investito da una macchina. Particolarmente commovente è stato il racconto della madre e del padre di Simone, che ha perso la vita a soli 17 anni a causa di una... automobilista distratto che lo ha investito. Questa storia mi ha insegnato che a volte basta una piccola distrazione, anche solo un secondo, per cambiare la vita di una persona, o addirittura toglierla. Quindi credo che sia importante essere sempre attenti a non arrecare dolore al prossimo. Ciò che mi ha ulteriormente colpita è stata la forza di Marina e Andrea, vittime di incidenti stradali. Sono riusciti ad andare avanti senza arrendersi e senza cadere nella disperazione, anche quando tutto sembrava finito e i sogni di un futuro sereno si sono frantumati contro una dura e triste realtà, la disabilità. L'inevitabilità dell'esistenza umana e il coraggio di andare avanti, pur nel dolore, mi hanno fatto capire che tutti noi siamo funamboli che camminano sul filo della vita. Quando qualcosa accade e ci fa perdere l'equilibrio, è importante non cadere, ma farsi forza e proseguire, perché il dolore è parte del nostro essere. Quello di venerdì 14 penso sia stato un incontro toccante e significativo di cui far tesoro, ed è incredibile quanto questa esperienza mi abbia fatto aprire gli occhi su una realtà che non conoscevo e allo stesso tempo riflettere sull'importanza e sulla fragilità della vita. Ed ora, caro diario, come la mia mente si è liberata nel volo, apro la finestra e lascio che quella mosca torni alla sua libertà. Nel frattempo, nelle mie orecchie riecheggiano i versi. La vita è una sfida, affrontala. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è tristezza, superala. La vita è lotta, accettala. La vita è la vita, difendila.